volta. Do il benvenuto a Giovanni Tizian, collegato dalla Sardegna, e ti chiedo scusa per averti fatto attendere. Giovanni Tizian, assieme a Stefano Vergine, è stato il primo a scrivere del tentativo, presunto tentativo, di finanziare la Lega con i fondi russi, con un'inchiesta che è apparsa a marzo e che poi è diventata un libro, un saggio, il libro nero della Lega. Giovanni, intanto ti chiedo, come giudichi la relazione che ieri Conte ha fatto a Palazzo Madama su quanto voi avete scritto ancora in tempi non sospetti? Beh, sicuramente, intanto buongiorno, sicuramente una relazione insufficiente, a tratti direi quasi inutile, perché conferma in realtà tutto quello che era stato scritto da noi a febbraio e poi in queste settimane in cui l'inchiesta è stata rilanciata con la pubblicazione dell'audio dal giornale BuzzFeed. Quindi nulla di nuovo, solo una frase mi ha un po' stupito, perché insomma da un premier mi aspetterei una maggiore voglia di chiarire certi aspetti, quando lui affronta il tema del 17 ottobre, cioè il viaggio di Salvini ufficiale per andare al convegno di Confindustria Russia. Cosa ha fatto dopo? Noi vi abbiamo raccontato mesi e mesi fa, una notizia mai smentita dall'interessato, che ha incontrato il vice premier Kozak. Impegni riservati, Conte ieri ha parlato di impegni privati nelle 12 ore. Voglio dire, un premier dal suo ministro dovrebbe aspettarsi una risposta, diciamo, di una chiarezza maggiore sicuramente. Quindi qui non c'è la volontà proprio di andare fino in fondo. Quindi diciamo, mi ha stupito anche il fatto che accetti di non ricevere alcuna notizia ulteriore dal suo ministro, perché diciamo, dovrebbe capire cosa sta accadendo nel suo governo. Detto questo, io non vorrei che però questa vicenda, che è una vicenda politica e che va affrontata nelle aule del Parlamento, si trasformi solo in una vicenda giudiziaria, perché spesso, come dire, noi facciamo i giornalisti, a noi non interessa cosa può accadere dopo nelle aule di giustizia, quello non è il nostro mestiere, non facciamo i giudici né i magistrati, noi raccontiamo dei fatti che secondo noi hanno una rilevanza politica e sociale, e questo ce l'ha. Per questo è strano e continua a essere veramente un'anomalia il fatto che l'unico deputato a rispondere a queste domande, cosa ha fatto il 17 ottobre nelle 12 ore di buco, sapeva della riunione al Metropol e tante altre domande, dovrebbe essere il ministro Salvini a rispondere a queste domande. L'unico, non Conte, l'unico, allora, deputato a rispondere a questo. Tizian, ti domando, secondo te Conte, pur in questa relazione che tu giudichi lacunosa, ha preso le difese di Matteo Salvini o in vero lo ha messo in difficoltà? Beh, io credo che stia, la verità sta nel mezzo, cioè un po' ovviamente scarica, come dire, scarica la vicenda russa solo sulla Lega e quindi sul partito, cercando di limitare i danni sul governo nel suo complesso, dall'altro però accettando di non avere risposte dal suo ministro, lo difende. Prego? No, lo difende perché accetta di non ricevere risposte. Allora, l'ultima questione che ti voglio porre è, visto che tu dici questa è una vicenda politica di cui avrebbe dovuto rispondere il ministro dell'Interno e non lo ha fatto, bene fa secondo te il Partito Democratico a fare una mozione di sfiducia per costringere Salvini a riferire, o a questo punto risulta essere una scelta tardiva? Io adesso non voglio giudicare le azioni, come dire, del PD, i partiti si comportano come meglio credono. Io credo invece che sia necessario il rispetto delle istituzioni. Io credo che un ministro non può evitare di andare a rispondere agli italiani. Tra l'altro un ministro che dice prima agli italiani, ecco, allora invitiamo il ministro a rispondere prima agli italiani, al popolo italiano. Allora, Dario Galli.